la mia presenza oggi, come nei giorni scorsi, sta a significare che questa non è solo una lotta di oltre 400 lavoratrici e lavoratori e famiglie, ma è una lotta dell'intera città. Quindi noi ci siamo schierati dall'inizio perché conosciamo questa vertenza. Io già da 4 giorni ho chiesto al ministro dello sviluppo. Dopodomani io sto a Roma e mi auguro che mi possa incontrare, perché io voglio portare non un messaggio solamente dei lavoratori e delle lavoratrici della Whirlpool, ma di Napoli, della città e del suo sindaco, cioè che Whirlpool non può chiudere, deve continuare a operare, non solo deve mantenere i posti di lavoro, ma si deve rilanciare la sfida industriale perché i lavoratori sono pronti ad accettarla. E la città di Napoli e il suo sindaco faranno di tutto per sostenere questo investimento nella nostra città, però in questo momento per essere efficaci c'è bisogno di una parola del governo, quindi ho chiesto al ministro di incontrarmi perché ho il desiderio, il diritto e il dovere di rappresentargli qual è la posizione non solo vostra, ma della città di Napoli. Sì. Anche al Parlamento europeo non manteniamo più l'ordine pubblico qua. Siamo stanchi. Allora, siamo questa è un'altra precisazione. Siamo una persone, ma non ce la facciamo più. Una vertenza sociale fondata, una rivendicazione del lavoro sacrosanta non si può trasformare in una questione di ordine pubblico. No. Io questo l'ho detto e ve lo ricordate al Consiglio Comunale e la mia presenza, credo, serve anche a dimostrare questo, che se diventa una questione di ordine pubblico è come se diventasse contro la città. Però dobbiamo parlare col governo. Sì, però serve che tutte le istituzioni siano assolutamente coese, perché non nemmeno uno spirito. Noi lo siamo, però il governo non so qual è la posizione. Io perciò voglio un incontro. Attenti, pure cioè, nell'interlocuzione con questi soggetti bisogna essere cauti. Il ministro Di Maio disse che l'azienda stava facendo il gioco delle tre carte, adesso le sta facendo lui. È stato capace a 3 chilometri da casa sua di far chiudere lo stabilimento a Napoli. Disse il ministro Di Maio. Adesso ha tradito il suo popolo e all'europeo può parlare anche lui con la istituzione americana per sapere un po' gli americani cosa pensano di questi tre soggetti che non sanno cosa devono fare. Ma gli americani gliene frega. Il tema è che c'è un accordo firmato a ottobre, abbiamo parlato tante volte. Quell'accordo andrebbe rispettato, l'azienda ci ha fatto sapere che quell'accordo non lo vuole rispettare. Allora, di fronte a un accordo firmato con il governo, oltre che con le organizzazioni sindacali, è il governo che deve fare oggi sentire la sua autorevolezza. La città, questo è il messaggio della mia presenza oggi per dare un senso, è compatta. Cioè qua non ci sono frizioni, lacerazioni o divisioni. Questo è il messaggio che deve arrivare e io glielo vorrei dire, però come sono abituato a parlare, come sai, guardando in faccia le persone, univoco, il messaggio univoco, perché sennò ci sono sempre interpretazioni. Il progetto è un pacco e va buttato nel cesso. È un problema industriale. Assolutamente, perché altrimenti finisce con questo, perché probabilmente qualcuno uscendosene dal problema industriale vuole portare un pacco per risolvere il problema sociale. L'abbiamo risolto in quell'accordo, nei confini di quella. Per vincere questa partita la città deve essere compatta. La città lo è. E noi andremo a Roma, io spero mercoledì, gli ho chiesto insistentemente anche oggi, perciò lo voglio fare anche attraverso i mezzi di comunicazione, caro ministro incontrami mercoledì perché io ti devo portare la posizione non solo della Whirlpool che ben conosci, ma la posizione della città di Napoli che è qualcosa di diverso, perché mettersi contro poi una città può sempre capitare ma diventa più complicato. I pacchi li facciamo, non li subiamo. A tutti i lavoratori di questa città, perché qui ci sono le confederazioni pure. Adesso c'è la campagna elettorale sulla nostra pelle e non permettiamo a nessuno. Lo so, perciò stiamo qua. La nostra dignità. Io sto qua perché ci credo e vi lo starò fino alla fine. Napoli, Napoli, Napoli non molla, Napoli, Napoli, Napoli non molla, Napoli, Napoli, Napoli non molla. Perché la piazza di oggi non è solo la piazza dei lavoratori della Whirlpool, ma
difeso con la lotta e va difeso con i fatti. Bravo! Costringere la Whirlpool a tornare sui propri passi, a rispettare gli accordi presi. Questa lotta deve continuare finché la Whirlpool non decide di tornare sui propri passi. E le sei lavoratori ci stanno mettendo tutto loro stessi, lo devono fare anche il governo, le istituzioni, tutti quanti devono prendere parola per difendere i lavoratori. È una battaglia della città, del Consiglio Comunale, di maggioranza e opposizione, perché sappiamo che è una vertenza che va difesa, perché si tratta di un'azienda che ha scelto di andare via, non era obbligata ad andare via, e noi abbiamo il diritto di fare di Napoli anche una città industriale. Questi lavoratori e queste lavoratrici sono pronti a qualsiasi sfida purché si garantisca il diritto al lavoro e il rilancio dell'industria nella nostra città.